Una festa a metà tra sacro e profano che chiude ufficialmente i festeggiamenti del periodo pasquale. È andata in scena ieri sera la rituale parata dei Fuenti, i devoti della Madonna dell'Arco che, di ritorno dal santuario vesuviano, festeggiano nei rioni dove sono ubicate le cappelle votive con l'effigie della Vergine. Nei rioni più popolari della città, centinaia di devoti hanno sventolato al cielo i gonfaloni dedicati alla Madonna, ma anche a San Padre Pio e ai defunti delle proprie famiglie. Tantissimi bambini e bambine vestiti di bianco e azzurro, accompagnati da nonni e genitori, hanno sfilato assieme ai veterani dei gruppi davanti ai tabernacoli e alle edicole votive, ondeggiando i drappi cuciti a mano e cantando, accompagnati dalla banda musicale, la tradizionale enemia alla Madonna dell'Arco. Poi, come nella più classica delle sfilate dei Fuenti, la serata si è conclusa con la carica del carro addobbato con ex voti, stele di raso, banconote e in alcuni casi costruito con luci sgargianti, statue e macchine per il fumo. A fine serata la festa tra il sacro e il profano si è trasferita davanti ai carretti di zucchero filato, caramelle e pannocchi arrosto per la gioia di grandi e bambini. In alcuni casi invece le note di cantanti neomelodici hanno allietato i presenti con concerti improvvisati ma sempre dedicati alla Madonna. A mezzanotte poi ecco che i rioni si svegliano al suono delle batterie dei fuochi d'artificio che illuminano il cielo con colori pirotecnici.